all'interno di questo mio dire. Aggiungo che il rettore aveva pensato a un ordine molto preciso dei tempi anche della nostra cerimonia, però da quello che sembra ha sforato i tempi, quindi avrete più dei 20 minuti che sono indicati, ma mi sembrava un'occasione troppo importante per non approfittarne, per far sentire la voce della nostra università. Allora, signor Presidente della Corte Costituzionale, signor Vicepresidente della CRUI, magnifici rettori, signor Presidente dell'Ente Morale sullo Stato di Casa, autorità, colleghi docenti, signori rappresentanti del Parlamento, amici, studenti, do inizio alla mia relazione, a cui ho dato anche un titolo, che è Universitas Exulus Communitas. Unfolding, con un pizzico di sciovinismo latino, potrei dire che la lingua inglese, sebbene si presti agevolmente, con la sua nettezza e linearità, a essere la coinè indiscussa del nuovo mondo globalizzato e delle sue ultrarapide transazioni finanziarie, non è normalmente tra le più adatte a definire le sfumature del reale e le curve dell'anima. La stessa enorme e capillare diffusione della psicoanalisi, terapia del logos per eccellenza, nel subcontinente nordamericano indicherebbe, a detta di alcuni, una insufficienza del loro linguaggio ordinario, del cosiddetto parlato, a padroneggiare la complessità della psiche umana. Un'antica frequentazione delle pieghe sottili della metafisica, della dialettica e della dialogica renderebbero quasi superfluo il ricorso a terapisti professionali della parola. A Napoli come a Marsiglia, a Barcellona, a Milano, Rabat, ciascuno avrebbe, insomma, nella propria lingua madre, una preziosa boîte à outils per curare da sé la propria anima. Non so se questo sia vero fino in fondo, sarà l'impoverimento generale del linguaggio, ma le chaise longue mi sembrano ormai un impressionante aumento anche alle nostre abitudini. In ogni caso, non ho le competenze per dirlo, ma è certo che nulla regola sin eccezione. È il caso appunto della parola unfolding, magicamente affascinante per me quanto drasticamente intraducibile. Unfolding è parola preferenzialmente usata per descrivere i processi di trasformazione della natura, come le crescite, le fioriture, indica ciò che è in divenire, in evoluzione, e precisamente ciò che sta crescendo, si sta espandendo, ma anche ciò che è in via di rivelazione, ciò che sta per mostrarsi e soprattutto ciò che è vivo e si sta svolgendo proprio sotto i nostri occhi. Qui e ora. Poche parole hanno in sé come questa la capacità evocativa di tenere insieme passato, presente e futuro e di raccontarne al contempo la tensione, simultaneamente la forma attuale e la forza che la genera, il processo reale e la sua intima vocazione. A volte, così mi piace ripensare il nostro ateneo, immaginandolo lungo la linea di un tempo che lo rigenera ogni giorno, ancorandolo ogni giorno di più alle proprie profonde radici, alla propria più autentica vocazione. Antichissima è questa storia. I 110 anni di vita come istituzione universitaria, i 147 come istituzione educativa, pur non pochi, ne raccontano solo una parte. Mi piace pensare che la data vera, la Ursprung, alla base del nostro progetto sia in quella mattina del 1581, nella quale un piccolo gruppo di donne napoletane si ritira su una delle dolci colline che sovrastano la città e posa la prima pietra del luogo che oggi ci ospita. È scritto ancora sulla nostra pietra Locus Est, Istria. L'idea stessa e il principio fondativo dell'università, di ogni università, coincidono invariabilmente con un gesto di autoesilio, allontanamento dal mondo com'è, dalle visioni cristallizzate dell'esistente per rifondare se stessi e rinnovare il mondo. Storicamente mai si è data universitas senza una communitas e senza questo exodus, senza questa insofferenza per il mondo così com'è e questa
ricerca da parte di docenti e studenti di luoghi diversi altri per la propria comunità. Exodus e Nostos, esodo e ritorno alla città, sono le polarità tra le quali si condusse l'esistenza ribelle al mondo, insieme carica di pietas verso il mondo di Ursula e delle sue sorelle, che mai fecero mancare alla città il proprio sostegno. Esodo e ritorno costituiscono le polarità attraverso le quali è possibile, ancora oggi, ritrovare il senso profondo dell'università. Fuggire dalle mode del mondo, dalle sclerotizzazioni dei suoi assetti oggettivi e dei suoi modi di rappresentarli è per noi una necessità. Non faremo ricerca e non innoveremo qualora non fossimo capaci di questa sottrazione al mondo. Tornare al mondo per conoscerlo, ma anche per trasformarlo, è la nostra ragione d'essere. Privi di questa tensione non saremo più. Trovo bello e incoraggiante in questa riga della storia, nella quale il dominio maschile, come ci insegna Bourdieu, ha dato più che mai una prova pessima in seguito dalle guerre e disastro delle finanze, che la nostra storia di Ateneo abbia avuto origine da un gruppo di donne e sia attivamente proseguita attraverso donne di tempra straordinaria, da Ursula Benincasa ad Adelaide Pignatelli del Balzo, ad Antonietta Pagliana, a Erminia Capocetti, a Silvia Croce, scomparsa così di recente che tra tanta empatica commozione nazionale che ancora sembra di scorgere una figura dolce e austera, l'intelligenza chiara e aperta. Coincide inunciabilmente per noi con la scoperta dello studente come persona.
immaginarsi commosso dei nostri guidetti e dei nostri amministrativi, dei nostri docenti su quel corpo, il loro chinarsi nel gesto della pietà più antica e più umana, attraversando il deserto della morte e lo sbarrimento di non avere l'ego, la procedura alla quale arrivarsi, mi ha insegnato quel giorno che non vi è seno, per quanto scuro, che non possa essere trasformato in seme, seme del corpo. Gli studenti sono talmente e così totalmente umani da poter morire. Ho capito soltanto e soltanto nella consapevolezza piena della necessaria umanità del nostro progetto, questa tragedia così atroce che sorti poteva assumere un significato, divenire dolorosamente più. Oggi il luogo in cui quella nostra domestica tragedia deve a verificarsi è una luminosa, vorrei dire, festosa aula di studio, appositamente ampliata e trasformata dai formidabili artigiani della nostra squadra interna, vero e proprio squadrone volante delle buone pratiche della pietra, del vetro, della luce e della stoffa. Quella di soccorso a università privata è una un refrain polemico che ogni tanto ritorna, facendosi più conduttivo ogni qualvolta le risorse per l'università e la ricerca nel paese si fanno più scarse e la competizione più severa. Per una stranezza tutta italiana che rinvia ad antichi o forse antichissimi dibattiti e configurazioni politiche proprie del nostro paese, falso principe e vero povero di miseria e di nobiltà che si domandava perché siamo guelfi e ghibellini, siamo ancora guelfi e ghibellini noi. Dicevo, per questa strana configurazione del nostro paese, pubblico e statale spesso si confondono nel dibattito. Accade così che la nostra università, del tutto partecipe purtroppo della drammatica crisi di risorse che attanaglia il mondo della formazione e della ricerca in Italia, possa, nell'agone polemico, divenire un simulacro del privato, un emblema delle risorse sottratte al pubblico. Si può essere contro o a favore delle università private, sostenere che inficino il principio di uguaglianza di accesso allo studio o al contrario che esse costituiscono l'unica via per attingere supreme eccellenze formative. Il punto è che noi non lo siamo. Non siamo un'università privata, né avremmo potuto esserlo, data la storia dalla quale proveniamo. Noi che abbiamo profitti dalle nostre attività, non abbiamo un padrone e non vediamo cultura. Per quanto legittima e insostituibile possa a volte essere anche quell'attività. Si pensa all'editoria e si prova a immaginare, nella storia proprio accaduto, un'editoria di Stato esclusiva. Soroso è invece un ente pubblico non economico per la precisione, ossia un'istituzione nata dalla società civile di questa città e di questa Italia e ad essa fortemente e indissolubilmente connessa. Un esempio, se si vuole, di controfattualità palmare rispetto al mito quasi lombrosiano dell'individualismo apatico, dell'assenza costituzionale di coscienza civile e spirito pubblico che marcherebbe come un indelebile vizio di origine, leggendo il sud. Le libere comunità di studio e insegnamento furono nell'Europa medievale la prima forma di università e una delle prime forme di liberazione in assoluto dallo stretto opprimente nesso tra sapere e potere che caratterizzò corrispettivamente il papato e l'impero. Quella che è probabilmente la più antica università del mondo, almeno in Occidente, quell'alma mater bononiensis, la cui nascita Cartucci certifica al 1088, nacque per questa via. Questa stessa via è stata percorsa nel corso del tempo da una miriade di esperienze pur diversissime tra loro, ma tutte accomunate dalla stessa idea che la liberazione individuale e collettiva passi essenzialmente attraverso la costruzione autonoma dei saperi. Dalle Freie Universität della Berlino divisa in due dal muro, alle mille spesso effimere, ma non per questo meno interessanti, esperienze di università critica e multiversità sorte in America e in Europa all'indomani del 68. Molte di queste esperienze sono state nel corso del tempo statizzate, la funzione dello Stato è decisiva in questo quadro attualmente. Abbiamo grande rispetto per le università di Stato che costituiscono l'ossatura portante della formazione, della ricerca, degli studi del nostro paese. E quindi saluto, mi sento molto onorato della presenza di tanti colleghi lettori in questo momento, per dirlo con grande forza. Noi ci sentiamo parte di questo contesto. In parecchi casi hanno dovuto più o meno le università, non è stato più o meno dolorosamente, più o meno volentieri, piegarsi alla difficoltà di sopravvivere. In una funzione così alta, ma così poco di mercato, senza i contributi dello Stato,
insistiamo con molte difficoltà, essendone particolarmente orgogliosi. Dal 2008 al 2011, in soli 3 anni, le rimesse ministeriali si sono ridotte del 30%, passando da 6 milioni di euro a 4.374. Tali rimesse costituiscono ormai poco più del 10% delle nostre risorse, senza per questo che abbiamo dovuto trasformarci in un'università di elite. Il numero dei nostri studenti, nostra più importante ragione d'essere, anche finanziaria, ha continuato a crescere sin da quando, grazie soprattutto alla perseveranza e all'impegno del mio predecessore, il rettore del professor Francesco De Santis. Personalità significative provenienti dal mondo della produzione, della società civile.
siamo un ateneo di scienze umane, abbiamo tre facoltà, lettere, formazione e giurisprudenza, noi amiamo chiamarle il bello, lettere, il buono, il giusto. La ricchezza dell'offerta dei nostri corsi di laurea, dei nostri indirizzi e piani di studio rende però estremamente dinamica e agile la nostra capacità di fornire in tempo reale alla società, grazie anche a un efficiente servizio di job placement, profili professionali adeguati proprio in quei settori nei quali più rapida e intensa è la trasformazione e più avvertita la necessità di apertura culturale. La cooperazione internazionale si conferma sempre più come lo strumento cardine per lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e della pace tra i popoli. Il processo di unione dell'Europa, la creazione di uno spazio euro-mediterraneo, la necessità di collaborazione con altri settori geografici del mondo fanno sì che sia urgente rafforzare la cooperazione internazionale universitaria nelle sue dimensioni intellettuali, culturali, sociali, scientifiche e tecnologiche. Il bacino mediterraneo in particolare, così denso di legami simbolici e materiali della nostra storia più diretta, dovrà costituire un autentico fulcro vitale per la nostra azione futura. Mi piace ricordare qui, non senza una certa emozione, una tradizione di apertura alla dimensione internazionale degli studi, della ricerca e del confronto, inaugurata da Antonio Villani, mio indimenticabile maestro, nonché di amore all'istituzione, ha profondamente segnato e per sempre la memoria della città e della comunità scientifica di tutto il mondo. Centinaia di studiosi che da ogni angolo del pianeta hanno trovato presso il nostro chiostro un luogo di confronto libero e aperto. Intenso e appassionato, questa tradizione prosegue nel CRIE, Centro di Eccellenza di Rilevanza Europea, nella SESA, Scuola Europea di Studi Avanzati, nei nostri tanti dottorati di ricerca, anche internazionali e master, nelle reti di ricerca nazionali e internazionali che stiamo contribuendo a costruire. Rafforzare e proseguire quest'opera, traghettando all'interno delle rapide trasformazioni che percorrono il nostro mondo, costituisce la nostra scommessa e il nostro compito interrogabile. Tra le ultime creature nate da questo sforzo, piace segnalare il neonato Centro Interdipartimentale di Ateneo per la Progettazione e la Ricerca, denominato Scienza Nuova, in omaggio a un pensiero che ancora oggi parte della nostra tradizione, proprio perché fu tra i primi a saper leggere più chiaramente i segni del futuro. Esso, oltre ad offrire all'Ateneo un'importante razionalizzazione dei servizi di supporto alla ricerca, in parallelo sempre costruendo una banca dati generale delle nostre attività di ricerca appunto, avrà lo specifico compito di rispondere alla ineludibile sfida posta dalla necessità del dialogo tra nuove tecnologie e scienze umane e sociali. Il processo di internazionalizzazione e apertura al mondo non potrà naturalmente non coinvolgere gli studenti, i quali ne costituiscono anzi parte essenziale. Potenziare ed estendere risultati concreti già raggiunti con i programmi Erasmus, per esempio, ampliando il programma Mundus, sarà comunque una priorità altrettanto rilevante. Analogamente ci prefiggiamo di sviluppare e potenziare le possibilità di apertura alla città e al mondo offerte da un enorme potenziale accumulato in questi anni nei campi della comunicazione, dai corsi di laurea biennale a specialistici alla scuola di giornalismo e nella rete di partnership prestigiose che abbiamo costituito, dall'Ordine dei giornalisti alla RAI, a Mendes, a Rizzoli, al Sole 24 Ore. Stiamo lavorando affinché i nostri house organ e la nostra web radio e il nostro sito assumano sempre più i tratti di un servizio reale offerto a tutti. Anche il nostro sito istituzionale dovrà rispondere sempre più a tale esigenza ed essere affiancato dalle possibilità di fruizione attiva e sociale offerte dalle nuove tecnologie del web. Inutile ricordare che apertura significa anche incremento dei livelli di partecipazione interna. L'università non è la casa dei professori che vi ricevono gli studenti. L'università è comunitas, la casa di tutti. Occorrerà allora, negli anni che ci attendono, intervenire con decisione ancora maggiore su tutti quegli elementi che ancora ostacolano il flusso della partecipazione. Occorrerà lavorare sulla comunicazione interna, per esempio, rendendo più effettivo, più fluido e più orizzontale lo scambio tra le differenti parti che questa comunità compongono.